L'Auron dei Colli presso Monaldi di Napoli rappresenta un'eccellenza nazionale. L'ospedale si distingue per un percorso assistenziale altamente personalizzato che mette al servizio del paziente oncologico un team multidisciplinare. Questo percorso virtuoso parte dall'istituzione del GOM, il gruppo oncologico multidisciplinare, nodo centrale della neonata rete oncologica campana. Ne parliamo con il dottor Danilo Rocco, responsabile e coordinatore del GOM di patologia neoplastica pleuropolmonare dell'Auron dei Colli presso Monaldi. Dottor Rocco, ci può presentare il GOM di patologia neoplastica pleuropolmonare dell'ospedale Monaldi? Com'è organizzato? Sì, innanzitutto GOM sta per gruppo oncologico multidisciplinare e sono le falangi armate della rete oncologica campana, cioè sono quelli che sul campo gestiscono operativamente i pazienti. Quello dell'azienda ospedaliera dei Colli, il GOM delle patologie pleuropolmonari neoplastiche, è innanzitutto il GOM per numero di pazienti più grande d'Italia e si avvale della partecipazione di numerosi specialisti, dagli pneumologi agli pneumologi interventisti per quanto riguarda la fase diagnostica, ai pneumo-oncologi, agli oncologi generali, ai chirurghi toracici, ai riabilitatori e dai patologi che hanno un ruolo fondamentale per quanto riguarda la diagnosi. Solo per dirle alcune peculiarità di questa azienda ospedaliera, immagini che la chirurgia toracica di questo ospedale è una chirurgia che supera i 500-550 interventi l'anno, il 95% sono di carattere neoplastico. E per quanto riguarda l'uso di chirurgia mini-invasiva, il dottor Carlo Curcio, che è il primario dell'ospedale, ha il primato italiano del maggior numero di lobectomie praticate con questa tecnica. Si esegue anche la robotica e è una chirurgia assolutamente all'avanguardia. Per quanto riguarda l'anatomia patologica e poi la biologia molecolare, la sezione diretta dal dottore Micheli è una sezione all'avanguardia che consente la profilazione genica dei pazienti da avviare a terapia medica con le più nuove e moderne tecniche, immagini all'NGS ad esempio, è accompagnata ad una anatomia patologica morfologica di alto livello. E fanno da contorno le figure che poi gestiscono il paziente, ad esempio dal punto di vista psicologico, dal punto di vista riabilitativo. Parliamo di diagnosi, come siete organizzati e quali tecnologie utilizzate qui all'ospedale Monaldi? Sì, allora il GOM si occupa di profilare il percorso che il paziente dovrà fare all'interno dell'ospedale senza perdersi, cioè una volta entrato e visto in prima visita il paziente va via dall'ospedale solamente quando ha già le indicazioni per il prossimo futuro e può svolgere tutto il ciclo diagnostico e terapeutico presso questa azienda. Per quanto riguarda le tecniche diagnostiche, abbiamo una medicina nucleare molto forte, una radiologia molto forte con TAC a 64 slice, quindi il paziente può svolgere tutti gli esami di diagnostica per imaging all'interno dell'ospedale e può svolgere anche gli esami di accertamenti diretti dalle biopsie tramite via endoscopia oppure con aghi aspirati che possono essere transcutanei, con TruCat, quindi per avere un prelievo sufficiente in modo tale da poter con quel materiale trarre le conclusioni geniche atte a una terapia quanto più possibile mirata. Allora, negli ultimi anni sono stati fatti enormi passi avanti nella cura del tumore al polmone grazie all'immunoterapia e alla terapia bersaglio molecolare. Di che cosa si tratta? Quali sono i farmaci che utilizzate e che risultati ottenete? Sì, questa è un'osservazione acutissima. Negli ultimi anni sono stati fatti passi da gigante nella terapia del carcinoma del polmone, soprattutto nelle sue fasi avanzate. Patologia di solito nefasta e con una prognosi molto infausta, ma negli ultimi 10 anni questa terapia è stata rivoluzionata. Prima dalla terapia molecolare, che per renderla diciamo comprensibile a tutti, immagini di colpire un bersaglio con una freccetta che arriva al centro e non di sparare con una palla di cannone. Quindi si è arrivati a definire per alcuni pazienti non solo la stadiazione fatta a livello clinico ma anche molecolare e quindi di intraprendere la giusta terapia. L'immunoterapia funziona in un altro modo, si sbriglia il sistema immunitario e ne rende possibile l'attacco al tumore. Questo negli ultimi anni è stato punto di interesse di grosse holding farmaceutiche che hanno portato alla messa in commercio di farmaci, almeno 3 nel tumore del polmone negli ultimi mesi, che consentono dei risultati che erano insperabili fino a qualche anno fa. Quali sono i farmaci che utilizzate nello specifico e che risultati ottenete?
Allora, si tratta fondamentalmente di tre farmaci immunoterapici nel tumore del polmone, che sono l'atezolizumab, il pembrolizumab e il nivolumab. Questi tre hanno delle indicazioni similari, non proprio aderenti l'una con l'altra, ma similari. Il pembrolizumab, per esempio, ha bisogno del marcatore del PD-L1 per essere utilizzato sia in prima che in seconda linea, mentre atezolizumab e nivolumab, con le attuali indicazioni, possono essere utilizzati in seconda linea, cioè nel secondo contatto terapeutico col paziente, senza la predizione del marcatore. Questi farmaci hanno rivoluzionato la storia del tumore del polmone perché hanno aumentato la quota di pazienti sopravviventi a un anno di una percentuale molto molto grande, rappresentando quindi un futuro molto più verde per quanto riguarda l'aspettativa di vita di questi pazienti e anche con molti meno effetti collaterali rispetto alla chemioterapia tradizionale. Al di là dei farmaci immunoterapici che già utilizzate, ci sono novità in vista sul fronte dell'immunoterapia per il tumore del polmone? Assolutamente sì, le novità in vista sono le associazioni tra immuno e chemioterapia, tra immuno, chemioterapia e antiangiogenetici e tra immunoterapia ed immunoterapia, cioè con due farmaci con lo stesso meccanismo di azione ma con di classi differenti che si sinergizzano a vicenda. Come per tutte le patologie oncologiche, anche per quella polmonare, l'arma vincente per il medico è sicuramente la diagnosi precoce. Quali messaggi possiamo dare al medico di famiglia per favorire una diagnosi sempre più tempestiva di questo tumore? Sì, assolutamente, questa è la realtà ed è un argomento a cui noi dell'azienda ospedaliera dei Colli siamo molto sensibili, tant'è vero che qui in questi giorni qui si sta svolgendo un incontro in più giorni che mette in contatto gli specialisti di primo e secondo livello con i medici di medicina generale, perché nonostante tutti i passi da giganti fatti negli ultimi anni nella terapia del tumore del polmone, la principale arma è la prevenzione e la diagnosi precoce, cioè la cessazione del fumo e la diagnosi quanto più precoce possibile, che questo realmente ti permette di sconvolgere la storia naturale della malattia. Quindi siamo molto indaffarati nel legame con i medici di medicina generale per avere una sinergia che possa essere tratta a beneficio del paziente. E quali sono i segnali che il medico dovrebbe stare attento a cogliere per sospettare qualcosa e poi inviare il paziente allo specialista? Innanzitutto l'anamnesi del paziente, se è fumatore, se non è fumatore, sintomi come la tosse, come l'affanno, la fame d'aria, il fiato corto, dolori toracici possono far accendere il campanello d'allarme, la testa del medico di medicina generale, che dovrebbe chiedere indagini di primo livello come radiografia del torace e in caso di sospetto poi mandarli all'ospedale di riferimento, e la rete oncologica in questo ci aiuterà molto perché lui con questo software il professionista sul territorio potrà direttamente inviare all'ospedale che lui ritiene più appropriato per competenza geografica, per competenza temporale il paziente.